Ciao a tutti, giornata di riposo oggi qua al Giro d'Italia. Sono qua per farvi conoscere la borsa del freddo. Cos'è la borsa del freddo? È una borsa appunto dove teniamo tutte le cose necessarie per proteggerci dal freddo appunto o dalla pioggia. Ce ne sono due, questa è la prima che va sull'ammiraglia numero 1, che è quella tendenzialmente che segue il gruppo principale, e poi c'è la stessa identica borsa nell'ammiraglia 2, che tendenzialmente segue o la fuga o, quando ci sarà le tappe dure, il gruppetto. Al Giro d'Italia, o comunque in un grande giro a tappe, questa borsa diventa fondamentale, a volte vitale. Si può trovare anche la neve in cima a qualche salita, oppure si può partire col sole e a metà tappa arriva magari pioggia, e pioggia col freddo, e quindi avere qualcosa in ammiraglia può aiutare e può fare la differenza tra vincere o perdere, o addirittura finire una tappa o andare a casa. Cosa c'è dentro quindi la borsa? Allora, io parto dalla tasca laterale, dove io tendenzialmente metto tutto quello che serve per le mani e i piedi, quindi guanti da pioggia della Climatic. Per me, che soffro tanto il freddo quando c'è la pioggia, sono fondamentali, e questi tengono veramente caldo, mantengono la temperatura corporea, quindi anche quello in caso di pioggia e freddo o neve, questi qua ti salvano le dita delle mani. Nella borsa invece c'è tutto il resto. Oltre al vestiario ci sono un paio di scarpe di scorta, fondamentali in caso di caduta, il classico cappellino, la classica mantellina, l'ale impermeabile. Per il caldo invece un po' e pioggia, questa noi corridori la usiamo tantissimo, tiene appunto, tiene caldo, non ti fa sudare, il classico smanicato leggero, lo smanicato pesante, noi italiani lo chiamiamo il primaverile, è una maglia a maniche lunghe. Poi abbiamo manicotti della Climatic, sempre a lei, e i gambali. Mi viene in mente, prendo spunto da quest'anno alla Tirreno Adriatico, dove abbiamo fatto la tappa di Carpegna. In cima c'era la neve e io ero in gruppetto, e dietro di me c'era Donati con la seconda ammiraglia, con la seconda borsa del freddo. È arrivato in cima a Carpegna, mi sono vestito per affrontare la discesa, e mi ricordo molti corridori di altre squadre erano senza borsa del freddo e io ero caldo e loro no.